Ansa Voice Magazine. Un saluto e bentrovati con l'appuntamento con il cinema. Il 29 aprile è una data importante per gli appassionati di cinema. Esattamente 40 anni fa a Los Angeles si spegneva, dopo l'ennesimo attacco al cuore, la fiamma del cinema thrilling di tutti i tempi, Sir Alfred Hitchcock. A lui e ai suoi film è dunque d'obbligo dedicare la rubrica di questa settimana, in attesa che la parziale riapertura della vita sociale incoraggi la grande distribuzione a mettere sul mercato dell'home video novità già da tempo annunciate. La televisione Free ospita questa sera un articolato omaggio al maestro del brivido, con La 7 che propone tre capolavori, incorniciati da Andrea Purgatori nel suo programma Atlantide. Si comincia con Intrigo internazionale, 1959, con Cary Grant e Eva Marie Saint. Si prosegue con Notorious, 1946, ancora con Cary Grant in coppia con Ingrid Bergman per il bacio più lungo nella storia del cinema. E infine, a notte alta, arriva Io ti salverò, 1945, con Gregory Peck e ancora Ingrid Bergman. Ma la vera proposta si trova, e non solo oggi, sulla piattaforma Chili, che mette in vetrina tutti i suoi gioielli della corona. Addirittura 15 film tra il periodo inglese anteguerra e il periodo hollywoodiano, arricchiti da due fondamentali documentari e da un biopic di qualità come Hitchcock di Sacha Gervasi, 2012, con un mimetico Anthony Hopkins nei panni del regista durante la travagliata lavorazione di Psycho. Per la gioia dei cinefili ci sono molti dei titoli fondamentali nella carriera di questo straordinario creatore di marchingegni della paura, che hanno cambiato per sempre il linguaggio cinematografico. Ci sono i film più noti, da Caccia al ladro a Psycho, da Gli uccelli all'altro uomo, da Io confesso a Marnie, e il costo d'accesso, senza abbonamento, risulta accettabile. Meno di 3 euro con la possibilità di scaricare il film con un contenuto sovrapprezzo o di ordinare la propria copia in DVD o Blu-ray. Ma in termini di segnalazione conviene annotare un paio di film del periodo inglese che raramente si trovano disponibili e i due documentari posti a corredo della proposta complessiva. Ricatto, con Annie Ondra e John Longden, 1929. Si tratta del primo film sonoro del regista che, ormai celebre in patria, si oppose alla volontà dei produttori di sonorizzare solo l'ultimo rullo e fece usare ai suoi attori tutti i dialoghi, unendoli a effetti sonori mai ascoltati prima. La protagonista, Alice, è contesa fra l'amore del poliziotto Frank e le avance di un pittore che vuole farle un ritratto. Per difendersi, Alice finisce a uccidere per errore il pittore, ma subisce il ricatto di tal Tracy che già perseguitava la vittima. Chiamato a indagare, Frank capisce la verità. Mette alle strette Tracy, che precipita da una cupola del British Museum, e salva Alice, a quel punto decisa a confessare il suo crimine. L'ombra della colpa continuerà però a perseguitarla. La costruzione della tensione, la complicità con lo spettatore che conosce la verità prima dei protagonisti e gli effetti sonori sono elementi già determinanti nella visione del racconto firmata Hitch. La taverna della Giamaica, con Charles Lafton, Maureen O'Hara e Robert Newton, 1939. Tratto da una novella della sua amata Daphne du Maurier, la stessa scrittrice di Rebecca, il film è uno dei rari racconti storici di Hitchcock. Ambientato in Cornovaglia nel Settecento, ha al centro le peripezie dell'ingenua Mary Yellen, che, rimasta orfana, va a vivere con la zia nella losca taverna della Giamaica, dove un gruppo di pirati si guadagna da vivere assaltando navi per depredarle. La loro mente informatore è il giudice Pen Gallan, che si finge protettore della ragazza, specie dopo che lei ha salvato dalla forca un avvenente giovane, Jem. Questi si rivelerà un ufficiale di marina che vuole sventare i piani dei pirati. Finale adrenalinico con Pen Gallan che, scoperto, si getta dalla sommità dell'albero maestro della nave con cui voleva fuggire tenendo Mary in ostaggio. Spesso considerato tra i film minori del periodo inglese, è stato di recente riscoperto perché reca in sé molti degli elementi fondamentali di un modo nuovo di far cinema. L'anno dopo Hitchcock sarebbe salpato per l'America, verso la sua nuova vita. 78-52, di Alexandre O'Philippe, con Guillermo del Toro, Bret Easton Ellis, Eli Roth e Peter Bogdanovich, 2017. Il titolo si riferisce all'esorbitante numero di inquadrature, appunto 78, e ai tagli di scena, 52, con cui è costruita una delle sequenze più celebri in tutta la storia del cinema, la scena della doccia in Psycho. Fu
fu un'invenzione memorabile sia perché, appena a un terzo del film, il regista fa uccidere brutalmente la protagonista, Janet Leigh, sia perché risolve il problema della censura. Non si potevano mostrare scene esplicite di violenza omicida, creando nell'immaginario dello spettatore tutto ciò che fisicamente non vede. Nonostante questo, la paura e l'orrore dominano per tutto il tempo della sequenza e creano un mondo autonomo nell'ambito del film, senza svelare né il colpevole né la possibile sorte della malcapitata protagonista. A parlarne una serie di spettatori eccellenti. Hitchcock Truffaut, di Kent Jones, con James Gray, Martin Scorsese, Wes Anderson e Richard Linklater, 2015. Alle prese con lo sterminato archivio della celebre intervista fatta dal giovane cineasta francese al suo maestro ideale nel corso di una settimana durante il 1962, il regista e storico del cinema Kent Jones, insieme al suo sceneggiatore Serge Toubianat, ripercorre quella storica intervista in compagnia di grandi registi che in tutto il mondo sono stati segnati dalla lezione hitchcockiana. Ne emerge per la prima volta la straordinaria modernità di quel dialogo e una verità dei suoi protagonisti che le pagine del libro, il colloquio è stato pubblicato per la prima volta nel 1966, non potevano rendere.